Pa-pa-pa-pao! Benvenuti a una nuova puntatissima di The Flow. Un saluto dal vostro Marco Mix qui negli studi di DJ TV. Esatto, le trombette non mancano mai, reduci da una serata bellissima, quella di ieri ai Magazzini Generali. Insomma, eravate un bel po' di persone, ci siamo stradivertiti, big up a tutta la Macete, a tutti gli artisti che erano presenti e sono saliti sul palco. Oggi con noi, parlando di cose sempre fighissime, abbiamo un super ospite, Gammon, quindi trombette anche per Gammon, che viene qua a presentare il suo nuovo mixtape, mixato da DJ Tsura, ovvero Aspetta un minuto, solo uno. E voi non avete aspettato più di un minuto per iniziare a scaricare il mixtape, avete spaccato. Oggi, tra l'altro, continuiamo ad affrontare il tema dei migliori pezzi del 2013. L'altro giorno abbiamo visto i migliori singoli del rap italiano. Invece a sto giro la domanda, la call è diversa. Io la chiamerei subito se Chris Mir è sul pezzo. Vediamo un po'. Allora, qual è stato il singolo rap straniero più bello del 2013 e perché? Hashtag best rap song su Twitter @theflow_djtv, mentre su facebook.com/djtv. Raga, mi raccomando, il singolo, non un pezzo a caso dell'album, il singolo con cui ha esordito l'artista, insomma, ci siamo capiti. Poi dateci anche una bella motivazione, non solo il titolo così, però voi con le motivazioni comunque spaccate. Allora, l'altro giorno, quando abbiamo parlato di singoli forti del rap italiano, non potevamo non mandare Brivido di Gue Pequeno e Marrakesh, brano proprio estratto dal nuovo album di Gue Pequeno, insomma, che è un singolo e anche un album che divide molto la scena in due, no? Un po' come la divide Drake con la statunitense con il singolo Start From Bottom, che è senz'altro uno dei singoli di quest'anno. Vediamo il video. Ok, era il nostro amico Drake, che sicuramente ci starà guardando dal salotto di casa sua qui a Milano. Qui in Paolo Sarpi abita Drake, vero? Salutiamo Drake. Allora, voi mandateci le vostre risposte su Twitter, Facebook, dopo leggiamo tutto quanto assieme. E ripeto, ci sarà Gammon che presenta il nuovo mixtape. Noi parliamo di due rapper che hanno dominato il 2013. Allora, il primo è Mister Yeah. Sono morto facendo il verso. Lui, sapete, ha il suo verso come tutti i rapper. E l'altro è Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, che è uscito col suo album a ottobre dell'anno scorso, insomma, ne abbiamo già parlato all'infinito. Un album molto vario, ci sono i beat un po' club come questo beat qua che state ascoltando, i beat un po' più lenti, il featuring con Lady Gaga, Bitch Don't Kill My Vibe, insomma. E una delle sue strofe è stata la più chiacchierata dell'anno, ovvero quella sul pezzo Control, estratto dal progetto di Big Sean, in cui lui praticamente dissa tutti, dice che li vuole bene però li vuole ammazzare. Competizione. L'altro invece è Pusha T, che è esordito con l'album My Name Is My Name, ed è passato dall'essere quello che un tempo rappava insieme ai Clips al uno dei rapper migliori del mondo, dell'anno, insomma, grandissimo Pusha T. Tra l'altro, vorrei ricordarvi che il 19 ci sarà un concerto gratuito organizzato da Vice Magazine, insomma, da non perdere, in cui ci sarà proprio Pusha T il 19 dicembre qui a Milano. Raga, io ve lo dico, se voi non ci andate siete veramente pazzi, anche perché poi farà pezzi come questo qua. Questo qua che... che bomba di Pusha T. Tra l'altro, raga, se volete farvi due risate ve lo consiglio, c'è il video su YouTube di Pusha T che sente il pezzo finito, mixato, e dalla gioia tira i pugni al muro e chiama Kanye West e dice devi farlo uscire, è una bomba. Vabbè, insomma, andatevela a vedere. Io chiamerei la call di oggi comunque la domanda. Ci siamo? Allora, qual è stato il singolo rap straniero più bello del 2013 e perché? Hashtag best rap song. Vediamo un po', c'è Kim Messia che dice il grande Drake con Start From The Bottom, che l'abbiamo appena sentito, ha spaccato di brutto. E anche, ma soprattutto, French Montana con Hero Bannate. Nigga Hero Bannate. Nigga Hero Bannate. È tutto così il pezzo. Coke Boys, baby. Poi c'è Luigi Lovero che dice Hero Bannate. Nigga Hero Bannate. Sempre di French Montana. Grande, vi voglio tutti bene. Perché sto ancora muovendo la testa dalla prima volta che l'ascoltai. Cavolo, stai proprio impazzendo, frate. Poi c'è Leo Beghelli che dice Berserk di Eminem. Non solo ti dà una gran carica, ma è anche un tributo riuscito benissimo alla old school, secondo me. Rispettiamo il tuo parere. Comunque, il singolo è una bomba. Davide Keen che dice Rap God, che è veramente uno dei pezzi dell'anno, secondo me è straordinario. Rap God, sempre di Eminem, non solo per l'extra beat assurdo che fa,
ma anche per la varietà di flow, di metriche. Insomma, Rap God, effettivamente il pezzo durerà 6 minuti, è stravario, lui cambia metrica in continuazione, pazzo. Poi c'è Totò Borrelli che dice Macklemore con Can't Hold Us, che effettivamente è stata una hit e tuttora sta girando in radio, grande Macklemore. Poi c'è Matteo Bevacqua d'Arden che ci scrive molto spesso, che dice Joy Badass in Orthodox featuring DJ Premier. Joy Badass, cioè, ne abbiamo parlato, come dice lui nel tweet, emotivo, MC emergente, promessa del rap made in USA, che ha un'attitudine, un flow che lo hanno portato fin da subito ai vertici dell'underground, sulla strumentale molto golden age del più grande producer di tutti i tempi, Premier. Abbiamo tutti rappato, fatto freestyle su un suo beat. Allora ragazzi, il prossimo pezzo è veramente stato uno dei pezzi dell'anno, l'anno scorso quando è uscito, qualche anno fa, sto facendo una figuraccia con Gamon, comunque è Fantasmi, gli chiederò scusa in diretta, Gamon. Uno dei rapper più apprezzati in Italia, l'abbiamo appena sentito, grazie al suo stile molto originale, super mentale, esce oggi col suo nuovo mixtape, Aspetta un minuto, qui a The Flow, Gamon. Yes sir. Ciao Gamon, come stai? Bene, 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 bene. Belli freschi, insomma, appena usciti col tape, sì. Belli gasati. Da che ore sono? Sono le 16:50. Un'ora e mezza, proprio freschissimissimi. Il titolo Aspetta un minuto, la gente non ha aspettato più di un minuto, insomma, hanno iniziato a scaricare tutti. Allora, dentro ci sono inediti, rarità e anche, questa è una cosa figa, anche tracce live. Sì. Se non sbaglio. Sì. Ma come hai costruito questo mixtape? È un frutto della pazzia, sai perché mi è venuta l'idea? Che avevo la febbre alta, ho detto no, non può passare così tanto tempo tra un disco e un altro, abbiamo talmente tanto materiale che è giusto riunirlo, poi un po' di cose le abbiamo fatte ad hoc, ma alla fine il mio hard disk esterno è stracolmo di una valanga di pezzi che forse nessuno sentirà mai. Dai, speriamo che insomma potremo sentire anche gli altri. Alla fine la musica la faccio per esigenza, perciò Chiaro. Io vado in studio e registro, poi dopo vedi che alla fine un modo per rimetterla fuori si trova. Infatti sono 22 tracce, sono tante. Un bel po', sì, sì. Però siamo contenti così. Loro ce l'hanno in free download e hanno tutto il tempo che vogliono fino all'uscita di Orchidea di ascoltarsi un po' di roba nuova. Per prepararsi in un certo senso. Allora, tra l'altro, tu adesso sei tornato qui a The Flow dopo un po'. È vero che non fai interviste da un po' di tempo, no? Ti sei appunto ritirato in un certo senso, rifugiato per finire di scrivere, insomma, per creare nuove bombe? Sì. Poi le nuove bombe le dobbiamo vedere, però okay. Assolutamente sì, nel senso, sai che c'è, internet è là, si può comunicare tutti i giorni col pubblico, allora io avevo bisogno di vivere prima ancora che parlare con il mio pubblico, tanto le mie canzoni dicono per me le cose che devono dire, non okay. C'è bisogno che io parli oltre il tempo, ora è uscita qualcosa e c'è qualcosa da commentare. Ok. Per fare un disco come lo volevo fare avevo bisogno di passare un po' di tempo in mezzo alla gente a fare le mie cose. Questo tempo è passato e il disco l'abbiamo preparato quasi definitivamente. Ci vorrà ancora qualche mese per farlo uscire, però... Insomma, però con calma, nel frattempo c'è il tape. Yes. Allora, tu hai detto che il rap lo fai per esigenza e fino a qui tutto bene, ci siamo. Però come sono nati questi pezzi? Con quale stato d'animo li hai scritti? Allora, i pezzi più vecchi sono gli stati d'animo, sono i più diversi alla fine, perché se vai a vedere la tracklist del mixtape, vicino ad alcuni pezzi c'è scritto l'anno, cioè 2008, 2006, eccetera, eccetera. Ho anche recuperato un po' di materiale che era in giro su internet in maniera tale che chi non conosce Gamon può anche ascoltare delle cose vecchie che erano un po', sai, sotterranee, delle piccole chicche. Okay. E altre cose sono le cose nuove. E lo stato d'animo di come mi sento adesso delle cose nuove è che mi sento bene, mi sento una bomba. No, questa è una cosa, trombette per Gamon. questa è la cosa migliore. Mi sento bene, che stai questo bene. È il punto. Mi sento in forza, mi sento che ho voglia di comunicare determinate cose. Poi ogni artista, come tutte le persone, ha dei periodi della sua vita. Questo chiaro, è un periodo chiaro. Felice per me. Certo che non farò tutti i pezzi parti, ma ho voglia di comunicare delle cose e quello verrà fuori dal disco. È giusto così. E appunto anche per quanto riguarda comunque l'originalità, le idee, tu sei uno che non sta mai fermo, cerca di pensarne anche di nuove in un certo senso. Dentro per esempio ci sono anche dei brani suonati live, anche delle parti più cantate. Stai evolvendo il tuo stile? Sta maturando in un certo senso? Sì, perché alla fine è quello che io volevo. Sai, la mia idea era che Gamon fosse un contenitore
di tante cose diverse con un nome, che il nome era Gammon. Okay. Cioè, Gammon non fosse una cosa sola, ma tante cose. E anche in questo mixtape, alla fine, in un lato rap, in un lato canto, e in qualcosa ho anche aiutato la produzione musicale, e così è anche nel disco. Non importa, poi alla fine importa il messaggio, importa la musica, non importa se io canto o rap, mi piace fare tutte e due le cose e provo a farle al meglio. Anzi, ci tengo tipo a dire questa roba qua. Sono stati messi pezzi vecchi con l'annata all'interno del mixtape, anche per far capire quale poteva essere stato il mio percorso. Perché lavorando tanto tutti i giorni è normale che, io lo spero, di essere arrivato a un miglioramento, anche a una maturazione. Quindi uno ha una fotografia del 2006 e poi una fotografia del 2013 e dice però in questi 7 anni effettivamente questo ha studiato tanto. Si è rinforzato, si è stato in palestra. Un cambiamento positivo, esatto, in un certo senso. Siamo praticamente in chiusura, però tu hai portato qui insomma un'altra chicca, parlando sempre, per rimanere in tema chicche, e cosa vuol dire di... nello specifico questa locandina. Allora, questo è un poster, cioè, rappresenta il mixtape comunque, no? Esatto, questo è un poster che voi trovate a tutte quante le date live che trovate sul mio Facebook, disegnato da Pietro Nikolaušić. Questo sono io con addosso un vestito da lupo, e che alla fine, in mezzo a tutti quanti gli altri mostri, io mi devo vestire da mostro per essere come gli altri, ma sotto c'è un uomo. Ok, che figata. Grande, grande. Allora ragazzi, rimanete aggiornati comunque sulla pagina anche di Gammon. Noi purtroppo siamo stretti coi tempi. Scaricate il mixtape, ci vediamo domani con Loop Luna. Gammon, mix up the flow. L'altro giorno abbiamo visto i migliori singoli del rap italiano. Invece a sto giro la domanda, la call è diversa. Io la chiamerei subito se Chris Mir è sul pezzo. Vediamo un po'. Allora, qual è stato il singolo rap straniero più bello del 2013 e perché? Hashtag best rap song. Su Twitter @theflow_djtv, mentre su facebook.com/DJTV. Raga, mi raccomando, il singolo, non un pezzo a caso dell'album, il singolo con cui ha esordito l'artista, insomma, ci siamo capiti. Rally, insomma, eravate un bel po' di persone, ci siamo stradivertiti, big up a tutta la macete, a tutti gli artisti che erano presenti e sono saliti sul palco. Oggi con noi, parlando di cose sempre fighissime, abbiamo un super ospite, Gammon, quindi trombette anche per Gammon. Pa-pa-pa-pao, benvenuti a una nuova puntatissima di The Flow, un saluto dal vostro Marco Mix qui negli studi di DJTV. Esatto, le trombette non mancano mai, reduci da una serata bellissima, quella di ieri ai Magazzini Generali. Viene qua a presentare il suo nuovo mixtape, mixato da DJ Tsura, ovvero Aspetta un minuto, solo uno. E voi non avete aspettato più di un minuto per iniziare a scaricare il mixtape, avete spaccato. Oggi, tra l'altro, continuiamo ad affrontare il tema dei migliori pezzi del 2013.